scusa, Mary, scusa, sono Mary. Sempre Ciotti. A Mary, scusa, sono degli... sempre Ciotti. Mischia! Attenzione, gol! Allora, Beniamino, ancora andiamo a vincere! Andiamo a vincere ancora! E questo è il K2 italiano! Lucchetta, Paolo, Berardi! Berardi! Campioni del mondo! Anche se tutto va male, la donna ti lascia, perdi il lavoro, scoppia una pandemia, c'è sempre un campionato che inizia, c'è sempre una partita da giocare. The time is now, signori. Mantova, Lombardia, Italia. Stiamo per assistere alla sfida tra Gabbiano Mantova e la Dual Caselle di Villafranca Verona, prima giornata del campionato di Serie B. Sulla carta una partita che vede nettamente favoriti i padroni di casa, ma gli scaligeri possono contare su un nuovo acquisto, Alex Marotti, l'esperta banda che oggi farà il suo esordio. Signore e signori, preparate i popcorn, non chattate con WhatsApp e mettetevi comodi, perché lo spettacolo va ad iniziare. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Il nostro Alex Maroldi giocherà con la maglia blu numero 18 in banda. Purtroppo stiamo commentando da studio perché ci siamo dovuti organizzare all'ultimo momento, ma signore e signori vi do uno scoop. DAZN quest'anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Dual Caselle. La decisione è stata presa a Londra dopo che Alex ha firmato il contratto con la società di Verona. Lo sappiamo, Alex è uno che attira l'attenzione. Sembra ci sia stata battaglia per i diritti TV. Oltre da DAZN erano in corsa la Rai e Disney Channel, ma alla fine sarà l'emittente inglese a trasmettere le partite con la telecronaca di Marcello Piazzano. Stanno organizzando un servizio super perché come seconda voce commento tecnico ogni volta ci saranno campioni diversi. Non vi faccio nomi, ma tenetevi forte, sono nomi importanti. Purtroppo per la partita di oggi Piazzano aveva un impegno, allora aveva chiesto a Rodolfo Palermo se poteva sostituirlo, ma il telecronista di Monza ha però fatto sapere di essere impossibilitato con questa motivazione. Non posso uscire dal comune, sono in zona rossa. Tra un po' comprerò la terza casa in campagna a Mantova e quindi sarò disponibile, ma per il momento non ho ancora firmato il logito perché mi mancano un paio di fatture da emettere. Quindi ragazzi, la morale è questa, per oggi vi dovete accontentare del sottoscritto che, come sapete, di mestiere non fa il giornalista, non fa il telecronista, faremo del nostro meglio. È iniziata la partita, purtroppo come vedete siamo senza punteggio, ma va bene così. Un buon volley, ecco Mantova che attacca. Oh, grande muro del centrale di Caselle in collaborazione con il nostro Alex. In un'intervista a Sport Express, il maggiore quotidiano sportivo russo, Ngapet, la stella francese, alla domanda «C'è qualche giocatore che prendi a modello e dal quale ti ispiri?» ha risposto «Sì, io ho tre punti di riferimento, Stéphane Antigà, Giulio Pinali e Alessandro Maroldi. Di ciascuno di loro ho appreso il meglio». E il giornalista russo è rimasto basito perché non si sarebbe mai aspettato che un fuoriclasse come Ngapet avesse come punti di riferimento gente come Antigà e Pinali. Però è proprio così. Mantova ha vinto il primo set, anche se non sappiamo il punteggio, però devo dire che Caselle non ha demeritato, è iniziato il secondo, buona rice di Ale a mani aperte, grande colpo dell'opposto che poi tenta di abbattere l'avversario. Caselle, consapevole di essere inferiore, cerca di eliminare fisicamente gli avversari, ma questo purtroppo non è permesso dal regolamento. In questo secondo set Caselle ha alzato il livello di gioco ed è attaccata a Mantova e veramente la partita si sta facendo abbastanza infuocata. Vediamo che adesso Caselle va al servizio con la banda numero 16, Alex quindi è passato in prima linea, vediamo, è dotato di un buon servizio. Ah, un flipper, Mantova si salva ma è una free ball per Caselle. Primo tempo Mantova riesce a recuperare ma non riesce ad attaccare perché Caselle contiene. Alex, grande diagonale di Alex, bel colpo, Caselle sta veramente giocando bene. La partita è sempre punto a punto, adesso Mantova va al servizio, ecco che batte,
Buonavice del libero, palla all'opposto. Ah, bel pallonetto spinto, intelligente. Vedete le mani, c'è qualcuno nel pubblico, ma quindi c'è il pubblico, chissà quanto sarà. Speriamo che non li abbia fatti entrare tutti i Sirci, altrimenti non pagano la multa. Sapete perché Alex sta giocando così bene? Ho scoperto il suo segreto. Prima di venire al palazzetto si è fermato alla pasticceria Pavesi a Mantova e ha mangiato due fette di sbrisolona. La sbrisolona di Pavesi è nettamente la migliore della zona. Ecco Alex che va al servizio. Un grande ex! Diciamo la verità, Alex non ne ha mangiate due di fette di sbrisolona, ma almeno 4-5. Ecco il suo grande segreto. Veramente, Maroldi sta facendo una partita di livello, sta tenendo in piedi quasi da solo la squadra. Grande Alex, solo qualche piccolo difetto in rice, ma va bene così. Come avete sentito, siamo 15 pari, abbiamo il segna punti vocale, questa è la tecnologia che è stata messa a disposizione dalla Lega di Serie B. Beh, diciamo che è un bel passo avanti rispetto al primo set. Ecco che... Ah, oh sì, ok, ha ripetuto, va bene, siamo 15 pari, abbiamo capito. Matej Kaczynski ha dichiarato che è tornato a giocare a Verona perché può stare in compagnia del suo amico Alex. Spesso va a vedere gli allenamenti della Dual Caselle perché dice che da uno come Alex c'è sempre da imparare. Uno che a 38 anni tira la carretta come un matto, mentre lui a 36 non ce la fa più. Ma quando vede Alex in palestra si carica e così riesce a sopportare anche Stoichkov. Matej dice anche che invidia ad Alex il giro di ragazzine liceali che ad ogni allenamento lo aspettano all'uscita per farsi un selfie con lui e per farsi invitare ad un aperitivo. Io al massimo riesco a uscire con qualche badante bulgara romena di 40 anni, dice lui. Beato Alex. E beh sì, beato proprio Alex. Siamo 20-19, il set è veramente combattuto. Ah, brutta ricezione di Caselle, un bugger buttato lì che... Ma Alex, ma che diagonale ha fatto? Incredibile, ma che spettacolo! Potenza e precisione mostruosa! Alex, fantastico! Rivediamolo! Scusate ragazzi, ma sono ancora elettrizzato ed emozionato per quella diagonale che ha tirato Alex, incredibile, potenza e precisione, altro che Serie B, qua è un campione, ecco adesso Alex in battuta, siamo 22-20, dai Alex, forza, ma no, ma dai, ma non puoi sbagliare una battuta così! 23 pari con Caselle che ce la sta mettendo tutta, ci vuole un cambio palla, buona vice, ecco l'opposto che attacca, ma no, ma che pasticcio, no, ed è Mantova che va adesso sul 24-23 e al set ball, mannaggia la miseria. 24-23 per Mantova, peccato per la precedente azione, il mancato cambio palla, ma va bene così, dai. No, ma che pasticcio, Mantova vince il secondo set, ma è colpa del 16. Iniziato il terzo set, Mantova è 2-0, purtroppo Caselle ha davvero con due errori buttato via l'occasione per mettersi sull'1-1. Ecco che, Alex, brutta ricezione a una mano, però riescono a salvarsi, free ball per Mantova, un'alzata, primo tempo, ai, siamo 3-0 Mantova. Caselle, non vorrei che in questo set non fosse ancora entrata in campo, dai ragazzi, dai! Siamo 5-1 per Mantova, Caselle deve riprendersi dallo sbandamento iniziale in questo set, ma la partita è ancora lunga, forza, dai ragazzi, ecco che... No, Alex, no, non puoi prendere un ace così, Alex, no! Caselle si è ripresa, adesso la partita, il set è quasi in equilibrio, forza ragazzi, ecco, una free ball per Mantova, mannaggia la miseria, ecco l'attacco. Murone di Maroldi, Alex dice, ci dispiace, oggi siamo chiusi, ripassate domani. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block.
Siamo nella zona rossa del terzo set, Caselle ce la sta davvero mettendo tutta e grande, grande colpo del numero 16. Forza ragazzi, il set è davvero in equilibrio, è davvero in equilibrio. Caselle veramente, dopo uno sbandamento iniziale, ha ripreso in mano il set e adesso la partita, come già nel secondo, è punto a punto. E Alex veramente sta facendo molto 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 bene. Ecco, Buonarice, un attacco dell'opposto, murone ancora di Alex. Alex dice: mi dispiace, anche ora siamo chiusi, ripassate più tardi. Grandioso match ball per Mantova. Qualche telecronista direbbe che siamo al caffè, però vediamo. Ecco il servizio. Eh no, non è ancora tempo di caffè perché la palla, la battuta va fuori, quindi primo match ball annullato. Caselle comunque vada, ha fatto veramente una grande partita e Alex, a mio modesto parere, è stato il migliore in campo dei suoi, veramente. Un paio di muroni e quella diagonale, ragazzi, sul 20-19 del secondo. Ecco, una buona rice, attacco di Mantova che... E siamo alla fine, caffè servito, 3-0 per Mantova, mannaggia la miseria. La partita si è chiusa con una vittoria per Mantova su Caselle per 3-0. Comunque gli scaligeri si sono ben comportati, soprattutto nel secondo set che hanno, diciamo, rischiato di vincere. Alex, secondo me, MVP dei suoi. Grazie a tutti, ci risentiamo per le prossime partite. Forza Alex!